Ma che te ridi, ma che te ridi, vedi come sta sciupato. Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti. Oh, oggi ragazzi, oggi è sabato, sabato del Lucca Comics e come potete vedere da qua siamo al Giardino degli Osservanti dove faremo le interviste ai cosplayer, ma più che interviste è proprio a rompere le palle ai cosplayer, a dire qualcosa, a vedere che come rispondono. E quindi ragazzi, iniziamo subito, ma non prima che vi siete iscritti a sto canale, attivate la campanella, mettete like, commentate, fate tutte le cose che dovete fare sempre. Lo sapete già, ragazzi, lo sapete. Quindi iniziamo, ragazzi, subito a rompe palle ai primi cosplayer che non so a chi c'è l'imbarazzo della scelta, a chi andare a rompere palle. E io mo vado a rompere palle alla prima persona che ha fatto la cosa che non doveva fare, cioè incrociare il mio sguardo. E quindi vado a rompere palle proprio a lui, a sto chi sei tu? Come te chiami? Anthony. Che fai? Di Candy Candy. Oh, fammi vedere, mettetelo in testa, vediamo. Vediamo come sta, vediamo. Oh, raga, quindi è il biondino, biondo. Perché hai scelto questo personaggio? Perché l'abbiamo fatto tutti insieme, Ah, quindi. c'è sta pure Candy Candy, c'è sta. Perché avete scelto questi personaggi, raga? Che mi ricordano quando ero piccola, i miei Ok. anni. Abbiamo fatto tutti i personaggi di Candy Candy Poi c'è sta. e mio figlio in questa pazzia, diciamo. Ah, ecco, vedi, c'è sta pure il castoro, c'è sta. E quindi raga, sta ma sto coso avete col cartone. Ma come cazzo avete fatto a fare sta cosa? Scatola ricoperta con la gomma Eva. Ok. E è stata un'idea che da qualche anno abbiamo fatto queste maschere qui un po' simpatiche, un po' Ah! divertimento, diciamo, E un quindi po'. mo avete fatto sta cosa così. Beh, a me piace, quindi tu sei, diciamo, sei un principe, diciamo. Sì. Sei un principe, allora via qua che mo te faccio presentare una bella principessa, te faccio presentare, via con me, via, via, via. Qua invece ci stanno tutti gli Aquaman, ci stanno gli Aquaman, sono gli Aquaman questi, chi so, fammi vedere. Via qua, via. Scusami. No, non sei Non Aquaman. sono No, Aquaman, no. qua c'è sta pure la Xena, la principessa guerriera, giusto? No. No, non è. C'è sta sto polpo. Lui è un momento un po' difficile. Lei sta facendo un servizietto. Che stai a fare? Che stai a fare, Dobbiamo polpo? descriverlo? C'è bisogno di descriverlo? Se avete visto la serie lo sapete già. Senti, perché hai scelto il personaggio, zio? Perché ho scelto questo personaggio? Polpo, col polpo soprattutto. Puntini, 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 puntini. Se tu, voi vi sdoppiate, voi siete i gemelli Gemelli abissi. I gemelli abissi siete, i gemelli abissi. Derrick. I gemelli abissali. Quindi, gemelli abissali. E quindi andate sott'acqua? Certo. Com'è che andiamo sott'acqua? Andiamo sott'acqua? Perché vai sott'acqua? Perché c'è da dire che le creature acquatiche rispetto agli esseri umani sono meglio perché sono bagnate, sono già lubrificate, no? Quindi non le devi nemmeno bagnare, quindi parti avvantaggiato. Capite a me? Vedi, è una cosa intelligente. Qua quasi quasi ci penso pure io. Esatto. Vado pure io dal pescivendolo, mi faceva da due orate. Dal pescivendolo no, perché quei pesci, quelle creature sono morte purtroppo. E quindi devo andare io Devi andare in direttamente sotto, me Esatto. vado a buttare direttamente nella cosa. Perché mi raccomando, ragazzi, mai mangiare sushi, mai mangiare pesce, perché i pesci sono trombamici, non cibo. Qua invece, raga, ci stanno le cornute, ci stanno le cornute. Vieni qua, vieni, pure tu. L'altra cornuta. E invece qua c'è sta l'altra cornuta ancora. Oh, qua è proprio per motivi diversi, no, però. Se c'è sta troppa luce, c'è sta. Te devi da girare, vieni qua. Sono tutte cornute. Perché, raga? Perché tu sei proprio uguale all'attrice, sì. Lo so, succede. Se tu vai in studio, quelli capaci che te piano a te, te piano. Penso che sia più bassina di me. Sei più bassa ancora. Penso sia un po' più bassa lei. Ah, quindi. Non lo so, però. Stormfront, vai, hai capito, raga? E invece tu perché sei cornuta? Io sono un drago. Sei un drago di 6.000 anni, che dovrebbe essere una bambina. Io sono un po' cresciuta, però va bene. Insomma, con un po' di fantasia ci medesimiamo. Ci medesimiamo, Sì. vabbè. E tu invece che Sono una dea drago di 20.000 anni. Sì.
persona più vecchia proprio. Che vecchia? Più matura. Più MILF, più, diciamo. Più. E questo è il drago. E questa è la nostra principessa dei draghi, sì. Toru. Che non l'avevamo e quindi l'abbiamo portata come pupazzetto. Sì. Il pupazzetto, vediamo il draghetto. Questo che fa, sputa fuoco? Volendo, sputa fuoco. Wow. Ragazzi, invece, un minuto di silenzio, perché qua, ragazzi, stiamo dentro a un cimitero. Qua dentro l'area dei cosplay hanno allestito un cimitero dove vediamo sto poraccio. Com'è che si chiama? Fa vedere com'è che si chiama. Mary Shelley, nell'81, nel 51, quindi raga. E qua invece prima ho visto una cosa abbastanza inquietante. Ho visto che sto tipo qua, sto coso, che cos'è sto coso? È una cosa abbastanza inquietante, diciamo. E vedi, sta pure a ridere. Ma che te ridi? Vedi come sta sciupato. Ci sta queste bare così, raga. Poi dopo sono fatte bene. Però questo mi sa, credo che sia tipo un vampiro. Credo che l'hanno cosato. Sta pure a ridere. Pure questo sa a ridere. Ma che te ridi? Vedi come sta sciupato. Ci sta le fettine panate. Tu vendi le fettine panate. Fammi capire. Le compro le fettine panate. Lei compra le fettine panate. Che personaggio è il tuo? Licia di Love Me Licia. Licia di Love Me Licia, che fai? E giù, fai le fettine panate, bravo. Quanto costano le fettine panate? Come sai? La serie non lo dice mai. No, infatti non lo dice. Allora, sai cos'è? Quando uno non dice mai il prezzo, perché sono una fracca dei sordi. Quindi, raga, comprate le fettine panate da Licia. Da Licia. C'è sta il principe, c'è sta Re Artù. Sei Re Artù. Il mantello del dove stanno gli altri? Stanno a lasciare solo. Facciamo un gioco. Che gioco? È la caccia al tesoro. La caccia al tesoro, il tuo tesoro? No. Non è il tuo tesoro, è un'altra. Sì, una lettera d'amore, non ho capito. Andiamo a fare sta caccia al tesoro. Andiamo. Joker e Mazing. No, non sei Mazing. Armin. Come ti chiami tu invece? Francesco. Antonio. Senti, dite una cosa. Sincero, andò. Questo hai fatta tua o hai piato dal cinese? Fatta io, assolutamente. L'hai fatta tu? Infatti è fatto anche male. In certi punti un po'. Allora, aspetta un attimo. Faccio un 360. Fate il 360, raga, scrivete nei commenti se per voi è fatta bene o è fatta male. Fate il giro, fate vedere. Fanne un altro. Ok, batti le mani. Bravo. Raga, scrivete nei commenti qua sotto se è fatto bene o è fatto male. Se è fatto male o devi rifare. Se è fatto male, questo o dai a me e tu ne rifai un altro. Ok? Qui mi sono fatto il cosplay a gratis. Scrivete che è fatto male, scrivete. E tu invece, perché hai scelto sto personaggio? Ah, perché mi piace il personaggio di Joker. E poi mi hanno detto che assomiglio particolarmente all'attore Joaquin Phoenix. Perciò ho scelto questo Joker.
aspetta, facciamoli un primo piano di questo. Mi hanno detto che è così poi. Vediamo, raga, scrivete voi nei commenti se ci assomiglia anche un po' all'attore. Scrivetelo qua sotto nei commenti. Se all'attore non ci assomiglia, tu fai una cosa, sta pistola. Che è la sua? Di chi è questa? Sua. È la sua. Sta pistola, dat che la sua, andate che te frega, zi. Ma abbio io, ma abbio. Intanto io con sta, okay. Intanto io con sta pistola vado a sparare a quelli che stanno là, quelli che stanno là. Piata momo al volo. Perché c'è sto squalone, zi? Come perché ce l'ho? Perché c'è ma tu l'hai visto Arcane? Tu l'hai visto Arcane? Raga, l'avete visto Arcane? Scrivetelo qua sotto nei commenti se l'avete visto. Tu l'hai visto? Io non l'ho visto. Allora, mi dispiace. Io non l'ho visto, però cos'è questo? Cos'è un fucile? Fammi capire. Sì, allora, si chiama Fishbowl. Anche al, perché non solo io non l'ho visto, pure lui che ci sta a guardare non l'ha è visto. Lui, è lui, quello che ci sta a guardare là non l'ha visto. Spiegagli il tuo personaggio, spiegagli il tuo personaggio in pochi secondi. Che fa il tuo personaggio? Che fa il tuo personaggio? Vede perché in. No spoiler. Hashtag no, no spoiler. Vedete Arcane. Senti, ma questo l'hai fatto tu o è roba cinese? Zizia, dia verità, dia verità. L'ho fatto io. Se. Questo che hai fatto il tuo? Questa è roba di AliExpress, raga. Questo è di AliExpress direttamente, vero? Sì, sì, lo devo ammettere, effettivamente. Cioè, lei che si suffa, hai capito? Qui. Quindi, raga, mi raccomando. Tu invece come ti chiami? Sabrina. Sabri magica. La tua vita da tre. Hai sbagliato. E quindi pure ste trecce, vedi. Quanto cazzo pesano ste trecce? Abbastanza. Abbastanza. Devo dire abbastanza. Tu quindi con sto fucile o spari e poi che trecce dai a frustata gli dai, vero? Doppio colpo. Doppio colpo. E quindi dai il colpo a loro. Fagli vedere. Boom. Qua c'è Xena, la principessa guerriera. Questa volta l'ho azzeccata. L'ho azzeccata. Perché hai scelto questo personaggio? Perché ho scelto questo personaggio? Perché fin da quando ero bambina volevo farlo e quindi ho detto adesso posso farlo e lo faccio. Senti, Dinaco, l'hai fatto tu o l'hai fatto fare dai cinesi? L'ho fatto io. L'hai fatto, ma chi ce crede? Ma chi ce crede? E invece non ci credi? Oh! Wow! Stai dando della bugia. No, ci credo. Ok, hai fatto bene allora. Complimenti perché hai fatto molto molto bene. Poi hai fatto pure questa, hai fatto? Stampato 3D, sì. L'hai stampato 3D, questo è quello che tu fai così. E fa tutto il giro. E poi ritorna in mano. Capito? Queste. Quindi raga, mi raccomando, fate i bravi, se no viene Xena e fa. Invece ragazzi c'è sta pure trans e mai scorderai tantaram. Rudy. È trans e lei è mai, giusto? Tu sei sì. Trans? Sì, Rudy, sì. Esatto. E come te chiami tu? Gianfranco? Giorgia. E Giorgia, oh. Sei, perché hai scelto sto personaggio, raga? Perché mi piace. Perché ti piace? Ti piace il personaggio te? A me piace Trunks, quindi. A te ti piace Trunks, tu hai detto fa sto personaggio che mi piace e tu quindi giustamente hai fatto giusto. Da dove venite, io, raga? Da dove venite? Frosinone. Da Frosinone, quindi. Io vengo dalla Francia! Dalla Francia? Grande! E quindi da quante ore ci avete messo per venire qua a Lucca? Quattro ore. Ci stavate anche. Venerdì? Anche no, stavamo a Romix. A Romix, stavano anche a Romix. E se seguite molto attentamente il canale, forse vi ricorderete, come dice quello dei Simpson, forse vi ricorderete di me, forse vi ricorderete di loro nel video del raduno di Dragon Ball. L'avete visto poco, ora li avete sentito pure parlare, giusto? Quindi da far vedere sto fuci, questo l'hai fatto tu, è roba cinese, sì, di verità. Ho comprato. È dal cinese, l'hai piato dal cinese, ha piato. Di la verità, oh beh, mi piace, brava. Tu invece la spada tua, dove sta? Cinese. La posso uscire? Oh, vedi, questa raga, questa spada dei Trunks. Cinese. Come chiama a Go? Come chiama a Freezer? Fa vedere come ammazza a Freezer. Fagli la mossa. No, dai. Fai la mossa dei Freezer. Fai la mossa dei Freezer, non sei capace, fai la mossa. Dai, fai la mossa dei Freezer.
Va bene. Hai capito, zia, hai capito? Ci stanno sti cosi qua. Ma che personaggi siete, raga? Ma lascio di raccontare a lui, la racconta meglio. Allora, no. Allora raccontami tu la storia. E lei va l'acqua perché sta. No, siamo Sam Bridges di tratto da Death Stranding, che è un videogioco. Ragazzi, lo conoscete, scrivetelo nei commenti. E qual è il tuo personaggio, che fa? Cioè, se tu lo vuoi spiegare a loro, a quelli che non conoscono, okay, come io spieghi il tuo personaggio? Oddio, se devo citare molta gente, ti dicono Amazon in tempo di pandemia. Amazon, quindi tu sei uno che porta le cose a casa da gente, fammi capire. Esattamente, sostanzialmente, quando tutti gli altri sono chiusi in casa. Ok, quindi lui stava anche in giro con la pandemia e lui andava a portare i pacchi. Esattamente, sì. Però è un po' più tragica la situazione. Era un po' più tragica la situazione. Sì, esatto. E questo qua è il pacco che devi... No, questo si chiama il pod, praticamente. In realtà nel videogioco c'è un bambino, diciamo, un bambino molto molto piccolo, mentre siccome era un po' difficile da spiegare se andavo in giro con la foto di un bambino, abbiamo messo un gatto che mangia la pizza. Ah, vedi, col gatto che sta a mangiare la pizza, e vabbè, quindi c'ho la consegna di Amazon, mi dici do star pacco, andiamo a pia il pacco di Amazon, andiamo a pia. Che lei è ceccata, non ci vede niente. Lei è ceccata, raga, non ci vede niente. Lei ora sta sentendo solo le voci, sente. È vero, è vero. Raga, siamo con Giada e Fabio. E qual è il suo personaggio? Inata. E Toby, oh, vedi. Tu ci vedi o non ci vedi con queste lenti? Con un po' di nebbia vedo. Come se ci fosse un po' di nebbia. Come se fosse un po' in Valpadana, diciamo. Bravo. Sì, ma perché avete scelto sti personaggi? L'anime. Primo anime che ho guardato tutto, mi ha emozionato. E quindi hai scelto Toby, hai detto tu. Senti, allora, Inata, ragazzi, se non conoscete Inata, cazzo, vivete in una grotta, vivete. Il tuo personaggio invece, se lui che non conosce il tuo, sì, come io spieghi il tuo personaggio a lui che non conosce? È stato l'antagonista principale dell'anime, il Naruto Shippuden, che poi alla fine si è rivelato un amico, che era un compagno di team di Kakashi e Rin, e nulla, proprio è stato... Per me è un grande alla fine. Quindi è un amico di Naruto, diciamo. Sì, verso la fine. Verso la quale fine? Di tutto l'ambaradam? Della grande guerra. Ok, quindi è uno degli amici, diciamo. Esatto. E questo bastone che fa? Gli tira il vento quando gli fa caldo a Naruto, gli tira il vento. In teoria era un'arma. Okay. Che quando lui si fingeva di essere Madara, quest'arma è di Madara. Okay. E lui, diciamo, gliel'ha appropriata quando si fingeva di essere Madara. Ah, quindi tu ti fingevi di essere un'altra persona. Proprio. Esatto, esattamente. E quindi questa ti è rimasta, diciamo. Esatto. E che fai? Gli dai in fronte, gli dai. Sì, più o meno. Più o meno, quindi raga, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se no, pia l'arma, e te da in fronte l'arma.